Si alza il sipario sulla Team Cup Final 8 2009. Un anno dopo l'Aira Avellino ci riprova, il primo ostacolo sul cammino del team di Marcoschi e la banca Tercas Teramo dell'ex Capobianco. Andrea Capobianco, ritrovi l'Aira per la prima volta in Coppa Italia, che emozione si prova a pochi minuti dall'inizio di questa sfida? Ma certamente per me sta un periodo bellissimo, sono molto legato ad Avellino, emotivamente è un qualcosa che mi prende, però adesso dobbiamo essere consapevoli di questo, però devo pensare a Teramo e provare a dare un dispiacere. Teramo, rivelazione del campionato, qual è il segreto della tua squadra? Grande spirito di sacrificio, carattere e poi anche fatto delle ottime relazioni che ci sono. Un po' quello che abbiamo fatto ad Avellino, dove abbiamo rischiato un qualcosa di memorabile quell'anno. La chiave di questa partita? Il ritmo. Inizia la Final 8 con la sfida tra Air e Teramo, chi vedi favorito per questo incontro? Insomma, i campioni in carica di Avellino sono una squadra assolutamente rispettabile, però mi sembra un attimo meno pronta, meno forte dell'anno scorso. Credo che Teramo sia leggermente favorita per la solidità che ha dimostrato nell'ultima parte della stagione, anzi direi dall'inizio del campionato direi che Teramo è una squadra molto molto compatta. Potrebbe essere l'ago della bilancia di questa sfida? Io credo che il controllo di Travis Best sia decisivo per quanto riguarda la sorte di Avellino. Invece per quanto riguarda la Final 8, Siena super favorita? Io credo che l'unica squadra, la squadra che possa perdere questa Final 8 sia proprio Siena. Siena ha dimostrato di avere un gioco incredibile, grande solidità, l'avete vista tutta Siena e Eurolega in campionato. Non vedo, oltretutto arrivano anche arrabbiati perché è da due anni che non riescono a vincere questa benedetta Coppa Italia e quindi saranno arrappati come delle iene e vorranno vincere. Si apre la Final 8 2009 con quali speranze e con quali obiettivi? Ma sicuramente con grande emozione, ritengo, da parte di tutti, almeno tutti quelli che abbiamo incontrato fino a questo momento, è questo il sentimento maggiore. Le ambizioni, sicuramente va preso tutto partita per partita e quindi cominciamo con questa prima impegnativa partita contro Teramo e poi vediamo fin dove si potrà arrivare. È un osso durissimo Teramo di Capobianco, rivelazione del campionato. È un osso durissimo se la Scandone non riuscirà a giocare come sa fare, perché per chi ha avuto la possibilità di assistere alla partita di Teramo si è visto che tutto sommato l'Aire è più forte di Teramo, della Tercas, almeno per quello che si è visto sul campo, per quello che hanno fatto vedere gli uomini di Marcoschi, soprattutto per quello che è riguardata la tattica della partita. Due squadre che arrivano a questo appuntamento con due linee di marcia completamente opposti, l'Aire che deve cancellare le amarezze in campionato mentre Teramo vive un momento felice. Sì, sembra la Teramo, sembra un po' l'Avellino dell'anno scorso con il grande entusiasmo che accompagnava la prima partecipazione alla Final 8. L'Aire ha il difficile compito del ruolo di defender, di dover quindi difendere il trofeo dell'anno scorso, come per tutti può sembrare una cosa facile, ma ritengo sia la cosa più difficile ci possa essere. Ce la faremo a riportare la Coppa d'Avellino? Ma la speranza c'è da parte di tutti, sia della società, dei giocatori e dei tifosi, basta vedere che la maggior parte di loro hanno prenotato per tutta la durata delle Final 8.
come si vivono questi momenti prima della palla 2 che sancirà l'apertura di questa Final 8? Con la giusta tensione, devo dire che la squadra è caricata al punto giusto. Stavamo discutendo anche adesso a microfoni spenti, ti dicevo che eravamo paradossalmente molto rilassati, ma adesso mentre percorrevamo i chilometri per arrivare al palazzetto ti devo dire che la tensione e l'adrenalina sta salendo vertiginosamente, ma credo che questo sia un bene. Accusare eccessiva tensione prima può essere negativo, adesso invece credo che Avellino è pronta, siamo carichi al punto giusto. Si torna a Casalecchio per difendere il titolo conquistato strameritatamente lo scorso anno. È chiaro che sono ancora indelebili le scene e le immagini che abbiamo vissuto in questo palazzetto, però credo che adesso sia fondamentale per tutti, noi che siamo fuori e che abbiamo vissuto l'anno scorso, resettare il cervello e partire da zero. Adesso i crediti sono finiti, si ricomincia da 0-0 e dal quarto di finale. Attenzione a Teramo, rivelazione del campionato, grazie anche a una vecchia conoscenza di Avellino Capobianco. Andrea lo conosciamo benissimo, sappiamo anche come sia abile, motivatore dal punto di vista, ecco, proprio motivazionale, come sia eccezionale nel preparare le partite. Teramo è una delle squadre più in forma del campionato, questo penso che sia di dominio pubblico e dobbiamo essere molto attenti, dobbiamo assolutamente far valere la legge del più forte, perché credo che Avellino sia più forte di Teramo e ci arriviamo caricati al punto giusto. Dovremo stare molto attenti, dimenticare anche quello che è successo in campionato, e l'anno scorso con Montegranaro noi ne siamo stati buoni testimoni, e giocare con il massimo dell'intensità, concentrazione e attenzione. Il favorito per questa Final 8? Beh, è chiaro che Siena è lo schiacciasassi, è anche vero che nella partita singola può accadere di tutto, ma è chiaro che se dovessi spendere un nome direi assolutamente Montepaschi Siena, a maggior ragione dopo la bruciante eliminazione dello scorso anno. Presidente, un anno dopo ci riproviamo. Pare che sia lo stesso ambiente, sembrano di rivivere le vecchie tracce di quanto abbiamo lasciato l'anno scorso, mi sembra ieri, penso di fare bella figura. E sorridente, calmo, tranquillo, come sta la squadra invece? La squadra sta in ottima forma, tutti tranquilli, il coach è tranquillo più di me, quindi pensiamo di fare bene. In campionato abbiamo battuto Teramo, ma queste sfide, lo sappiamo benissimo, non hanno un sapore, un gusto particolare. Hanno solo 40 minuti di tempo, quindi se solo dovesse capitare una disavventura dove perdiamo, ma sono tutti i presupposti per passare il turno. Sulla carta siamo più forti. Siamo più forti sulla carta, ma siamo più forti anche mentalmente, penso stasera.
grande consapevolezza della propria emotività, soprattutto per giocatori, per allenatori che sono tra virgolette la prima esperienza in questo senso, cioè giocare una finaletta in Italia per noi era un qualcosa che emotivamente ci poteva trascinare tantissimo. La forza nostra è stata quella di essere consapevoli di questa emotività e di stare concentrati su 3-4 aspetti che ritenevamo fondamentali. Il principale era il ritmo partita, assolutamente non concedere il contropiede ad Avellino, non concedere il penetro e scarico e il tiro sul primo scarico e quindi correre sul tiratore dopo il primo scarico per far continuare a penetrare. Sono estremamente felice, questa è la mia seconda Final Eight perché la prima l'ho fatta con Roma proprio prima di arrivare a Teramo, però è la prima come protagonista, nel senso come giocatore in campo, visto che quella che feci con Roma la vidi principalmente dalla panchina. Sono estremamente orgoglioso di questa squadra perché è una squadra formata da un gruppo straordinario, oltre che da grandissimi professionisti, anche da uomini veramente con la U maiuscola che mettono sempre davanti il noi piuttosto che l'io. Dobbiamo spartire le responsabilità e io tutte le responsabilità tecniche me le prendo da quando voi non provate di negare il regolamento di basket dove il possesso è alterno. Mi spiego meglio, stasera di nuovo l'avversario ha avuto 14 attacchi più sul nostro canestro e parlando con dati di fatto abbiamo avuto miglior realizzazione, cioè su stesso numero di possessi come ho chiesto ai miei giocatori, sicuramente tecnicamente come abbiamo fatto vedere all'inizio della partita eravamo pronti anche di vincere, ma quando l'avversario fa 17 rimbalzi in attacco con pochissima reattività, ripeto, tirando 14 volte in più, cioè almeno 7 possessi in più e la differenza di 6 punti dovrebbe pure starci bene. Deluso? No, non sono deluso, dispiaciuto, amareggiato, perché ritengo che tecnicamente eravamo pronti, ho visto benissimo la squadra all'inizio della partita, 17-9 merito di un frutto in difesa dove il Poeta si è schiantato 3 volte su Williams, 2 volte su Crosaiolo nel gioco di pick and roll, dove in attacco abbiamo fatto quello che volevamo. Il problema era che a lungo andare e lì magari un'altra volta anzianità, intensità ci ha pesato, non bastava tecnicamente combattere perché, ripeto, Teramo ha avuto grandissimo merito di crederci e di fare la loro partita senza alti e bassi durante 40 minuti. Noi purtroppo nell'intensità non c'eravamo. L'Aire esce subito al primo turno dai quarti finali della Coppa Italia, 76-70 per Teramo, cosa non è andato? Come ho detto prima, non è andato sicuramente il secondo tempo, abbiamo faticato un po' in attacco, soprattutto in difesa non siamo riusciti a trovare il modo di fermare questi pick and roll con Poeta, che lui è stato bravo a approfittare. Poi il resto penso che abbiamo fatto delle cose buone, perché alla fine anche il nostro pick and roll ha prodotto delle cose importanti, ci è rimasto tanti tiri aperti da soli che poi purtroppo non sono andati dentro, questo non si può sapere prima, capita, però comunque il gioco era indirizzato lì, quindi
Sì, ti capita una serata che non vanno dentro, fatichi di più, magari si entravano qualche tiro in più, cambiava la partita. Eppure siete partiti bene, più 8, poi un blackout con Poeta che ha preso per mano la squadra e poi Jax che ha tirato fuori dal cilindro giocate importanti che hanno spezzato in due la gara. Sì, quando siamo riusciti a rientrare, che stavamo lì in partita, questa bomba di Jax che le aveva sbagliate anche una in precedenza, però lui è stato bravo a metterla questa e ci ha un po' condannato. Marcoschi ha detto c'è stata scarsa intensità come è successo nelle ultime sconfitte. Sei d'accordo con l'analisi del coach che ha anche parlato di una maggiore voglia di vincere che manca a questa squadra in questa fase della stagione? Sì, la squadra ha passato dei periodi un po' difficili questo ultimo mese. Adesso ti ripeto, non dobbiamo essere delusi ad andare sconfitti da questa partita, dobbiamo andare con la testa alta, sappiamo gli errori che abbiamo fatto. Cercare di correggere questo, prenderci questi giorni per riposarci e arrivare alla palestra lunedì freschi, con tanta voglia come se fosse il primo giorno dell'anno. Adesso tu devi fare i puntati naturalmente sul campionato che resta l'unico obiettivo di questa stagione a questo punto. Sì, adesso il nostro obiettivo, come ho detto prima, era arrivare ai playoff e finire l'anno della miglior maniera possibile. Finita già l'avventura della Scandone, come se lo spiega? Si aspettava che Teramo potesse vincere tenendo conto che era la prima esperienza nel Final Eight di Coppa Italia? Beh sì, perché tutto sommato il campionato sta dando delle indicazioni abbastanza precise. Avellino probabilmente paga l'eccessivo rinnovamento. Teramo invece ha il grande vantaggio, tra virgolette ovviamente, di una guida tecnica molto buona per il Capobianco, della crescita di Poeta, e si è visto anche ieri un inizio abbastanza difficile, un po' per l'emozione di essere stato nominato MVP del giugno d'andata, e però dopo si è imposto come un protagonista. E indubbiamente quando tu togli una squadra, non so, Righetti, togli giocatori che sono stati molto importanti, fondamentali, Smith, eccetera, Marcus Green, che poi dall'altro non è che stia facendo molto bene in Turchia, quindi forse è meglio che fosse rimasto Avellino, ha trovato evidentemente un humus importante per lui, e quello che è stato lo scorso anno Avellino è quest'anno Teramo. Sfortuna ha dovuto che le due squadre si affrontassero subito e probabilmente ha vinto la squadra che aveva in questo momento maggiore entusiasmo. Hai Ravellino subito fuori dalla Team Cup, nessuno si aspettava una sconfitta così bruciante contro Teramo? Ma rispetto allo scorso anno, purtroppo la finale è arrivata nel momento peggiore della squadra, quando l'anno scorso arrivò al top, quest'anno è arrivata in una fase di calo psicofisico, quindi c'è da augurarsi che però la stagione è ancora lunga, ci sia una ripresa e con dei risultati quantomeno accettabili che si possa arrivare nelle prime 8 e giocare i playoff. Adesso già essere qui è importante, non si può pensare di vincere tutte le partite. Certo, sarebbe stato molto più soddisfacente vincere la prima, anche se poi si fosse persa la seconda, non sarebbe stato così triste, però bisogna guardare avanti. Ricordiamoci che siamo una piccola realtà e quindi come tale bisogna anche guardare
avanti con fiducia ma senza dimenticare il passato. È una squadra che in questo momento non gioca tutta la partita, gioca una prima parte, semmai non tutti giocano allo stesso modo, è un po' come un'orchestra in cui i maestri non suonano tutti allo stesso modo lo spartito, non lo interpretano bene. Marcoschi ha l'esperienza giusta, la fiducia per poter recuperare ai giocatori di essere più solidali tra loro, perché forse è una mia impressione, ma l'anno scorso tutti dicono che questa sia una squadra più forte dell'anno scorso. Forse l'anno scorso c'era un collante in più, cioè l'amicizia, che dovrebbe essere l'elemento fondamentale per rendere quel quantum in più sul parquet. L'anno scorso Bologna ha regalato il primo storico trionfo nel Team Cup alla Scandone, questa volta purtroppo è andata male già al primo turno contro Teramo, cosa non è andato nella sfida contro la Banca Tercas? Ah, sicuramente l'ennesimo approccio privo di determinazione di una squadra che non rispecchia la vera volontà di questa società, che non rispecchia i veri sacrifici che questa società sta facendo per mettere a proprio agio un gruppo di giocatori che in questo momento preferiscono fare gli impiegati del basket che assolutamente devono cambiare rotta, perché in questo modo ad Avellino non si scende in campo. Adesso tutti gli obiettivi sono puntati naturalmente sul campionato, con la qualificazione ai playoff dopo l'eliminazione in Coppa naturalmente. Sì, proseguono in campionato nel senso generale, è da ritenersi almeno per il momento ancora sufficiente. Il primo obiettivo era la qualificazione alle fanalette che avevamo raggiunto. Abbiamo fatto un buon campionato di Eurolega, come anche oggi ne ha portato testimonianza Andrea Bassani, proprio appunto del circuito europeo. Il prossimo saranno i playoff. Chiaro è che oltre agli obiettivi c'è assolutamente una volontà che sul campo di gioco deve essere messa partita per partita come questa società pretende, e questo sicuramente non passerà inosservato. Grande merito a tutta l'attività che le società campane stanno facendo in questo momento. Beh, Avellino diciamo che è stata una conferma, nel senso che vincitrice dello scorso anno della Coppa Italia, la partecipazione all'Eurolega credo che sia un fiore all'occhiello per una società che comunque, voglio dire, non era mai arrivata a questi livelli. Quest'anno ha ripartecipato ancora alla Coppa Italia, quindi a dimostrazione del buon valore della squadra e del campionato stesso. Poi, voglio dire, il risultato sportivo ieri non è stato, voglio dire, positivo per la società, però io credo che comunque resti il fatto che si sta strutturando. L'incontro di oggi è un'ulteriore conferma della bontà e del valore e del lavoro che la società sta portando avanti. Avellino voglia confermarsi come squadra dei playoff, quindi il campionato certamente non è facile, perché entriamo in una fase molto importante, impegnativa e delicata, dove ogni partita, ogni risultato modifica strutturalmente in maniera significativa la classifica, per cui aspetteremo insomma questa parte finale della stagione e poi ovviamente ognuno cercherà di ottenere gli obiettivi che si era posto all'inizio della stagione stessa. Che la grande favorita di questa Team Cup? Sì, Siena sicuramente, per come sta giocando, per la solidità che ha dimostrato nelle 19 partite di campionato e nell'Eurolega, è sicuramente la squadra da battere adesso più che sempre.
Teramo ha eliminato Avellino, la Fortezza ha superato l'Ottomatica nella parte bassa del tabellone. Come andrà a finire in semifinale? Ma le semifinali saranno delle belle partite. Teramo ha vinto una partita, una battaglia più che una partita, due squadre che si sono equivalse, e anche il finale della partita di Roma contro la Virtus è stato un finale vincente dopo che la Virtus Bologna era andata avanti nel punteggio. Un'altra partita si è finita al supplementare, quindi devo dire una Coppa Italia all'insella dell'equilibrio. Da Flavio Tranquillo parliamo della crisi dell'Air Avellino, eliminata al primo turno contro Teramo, cosa non va nella squadra di Marcosco? Beh, io direi che la partita che ha giocato contro Teramo è una partita assolutamente decorosa. È chiaro che in questo momento non c'è una grande brillantezza, io non sarei catastrofista, però ripeto, non c'è brillantezza ed è una squadra che mi sembra dipenda molto dalla brillantezza. C'è qualche giocatore che sta giocando sotto tono, è finito sotto accusa, Marcoschi ha parlato di scarsa fame di giocare e di vincere. Beh, direi che forse Marcoschi, quando ha detto quello che ha detto, si aspettava una grande reazione. La reazione c'è stata per esempio nel primo quarto a Biella, c'è stata in parte direi nel primo tempo a Teramo, ma l'indizio è se giochi sempre meglio i primi tempi dei secondi significa che hai voglia di dare quella reazione ma non sei in condizione di mantenere quel tipo di intensità per 40 minuti. Diamo uno sguardo complessivo alla Final Eight in attesa di Siena. Chi vedi come una principale antagonista proprio dei senesi che sulla carta sono i favoriti di questa competizione? Con molto rispetto per tutti direi che l'unica antagonista di Siena è Siena. Voi avete vinto con Avellino due volte, in particolare una settimana fa. Come hai visto la squadra in questo momento che appare di crisi? Beh, momenti di crisi li passano tutti purtroppo, tranne pochissime squadre tipo Siena, ma sicuramente sia la società, i giocatori e Marcoschi sanno cosa fare per uscirne fuori.
finale di questa Final Eight, che livello è stato di manifestazione quest'anno? Ma stupendo, fino adesso meravigliosa, cioè partite entusiasmanti, livello molto alto secondo me, non c'è stata una partita che sia nata scontata e si sia verificata poi scontata, organizzata benissimo, nulla, non ho ancora trovato un lato negativo a parte la tua presenza qui alle Final Eight. Parliamo dell'Aira Avellino, che è stata eliminata al primo turno dalla Banca Terca Teramo. Il presidente Ercolini, il tuo amico Vincenzo Ercolini, è andato via amareggiato, deluso. Ti aspettavi l'eliminazione da parte della Scandone al primo turno? Ma sai, l'equilibrio che vince in questo campionato è pazzesco, è la peculiarità di questo e degli ultimi campionati. L'equilibrio che c'è è veramente mette in difficoltà le squadre che teoricamente sono più attrezzate, dà chiaramente la possibilità invece alle altre di giocarsela con tutti. Teoricamente Teramo è più scarsa sulla carta, però è anche vero che ha più punti, quindi vedi, alla fine non è semplice dare una valutazione ad ogni squadra. In ogni caso io sono dispiaciuto, anche sono contento per il mio amico Poeta, io faccio fatica a fare un tifo per una squadra, o meglio, non faccio mai tifo per una squadra perché sicuramente dall'altra parte ho degli amici comunque, però io sono enormemente legato a Ercolino, è un personaggio adorabile, una persona adorabile, poi ho degli amici veri tipo Drake Dinner, Tamara all'interno della squadra, quindi sono rimasto deluso anch'io. Però Teramo in questo momento sta giocando bene, quindi ci sta che Avellino abbia perso. Insomma, però chiaramente dopo aver vissuto un anno fa l'emozione che avete vissuto meritatamente, è normale che faccia male, ecco. Grazie. Sei venuto benissimo, guarda. Mio figlio. Non so come si chiama.